Lo svegliarsi la prima notte in carcere è cosa orrenda. Possibile, dissi ricordandomi dove io fossi. Possibile, io qui. E non è ora un sogno il mio? Ieri dunque mi arrestarono. Ieri mi fecero quel lungo interrogatorio che domani e chissà fin quando dovrà continuarsi. Ieri sera, avanti di addormentarmi, io piansi tanto, pensando ai miei genitori. Il riposo, il perfetto silenzio, il breve sonno che aveva ristorato le mie forze mentali, sembravano aver centuplicato in me la possa del dolore, e in quell'assenza totale di distrazioni, l'affanno di tutti i miei cari ed in particolare del padre e della madre, allorché udrebbero il mio arresto, mi spingeva nella fantasia con una forza incredibile. In quell'istante, diceva io, dormono ancora tranquilli, o vegliano, pensando forse con dolcezza a me, non punto presaghi del luogo ove io sono. Felice, se Dio li togliesse dal mondo, avanti che giunga a Torino la notizia della mia sventura. Chi darà loro la forza di sostenere questo colpo? Una voce interna pareva rispondermi, colui che tutti gli afflitti invocano ed amano e sentono in se stessi, colui che dava la forza ad una madre di seguire il figlio al Golgota e di stare sotto la sua croce, l'amico degli infelici, l'amico dei mortali. Quello fu il primo momento che la religione trionfò nel mio cuore, e dall'amor filiale debbo questo beneficio. Per là dietro, senza essere avverso alla religione, io poco e male la seguiva. Le volgari obiezioni con cui suole essere combattuta non mi parevano un granché, e tuttavia mille sofistici dubbi impievolivano la mia fede. Già da lungo tempo questi dubbi non cadevano più sull'esistenza di Dio e m'andava ridicendo che se Dio esiste, una conseguenza necessaria della sua giustizia è un'altra vita per l'uomo che patì in un mondo così ingiusto. Quindi la somma ragionevolezza di aspirare ai beni di quella seconda vita. Quindi un culto di amore di Dio e del prossimo, un perpetuo aspirare a nobilitarsi con generosi sacrifici. Già da lungo tempo m'andava ridicendo tutto ciò e soggiungeva: e che altro è il cristianesimo se non questo perpetuo aspirare a nobilitarsi? E mi meravigliava come sì pura e filosofica, sì inattaccabile, manifestandosi l'essenza del cristianesimo, fosse venuta un'epoca in cui la filosofia osasse dire: io farò d'ora innanzi le sue veci. Ed in quel modo farai tu le sue veci, insegnando il vizio, no certo, insegnando la virtù. Ebbene, sarà amore di Dio e del prossimo, sarà ciò che appunto il cristianesimo insegna. Adonta ch'io così da parecchi anni sentissi, sfuggiva di concludere: sii dunque conseguente, sii cristiano, non ti scandalizzar più degli abusi, non malignar più su qualche punto difficile della dottrina della Chiesa, cioè che il punto principale è questo, ed è lucidissimo. Ama Dio e il prossimo. In prigione ti liberai finalmente di stringere tale conclusione, e la strinsi. Esitai alquanto, pensando che se taluno veniva a sapermi più religioso di prima, si crederebbe in dovere di reputarmi bacchettone ed avvilito dalla disgrazia. Ma sentendo che io non era né bacchettone né avvilito, mi compiacqui di non punto curare i possibili biasmi non meritati e fermai d'essere e di dichiararmi d'ora in avanti cristiano. Rimasi stabile in questa risoluzione più tardi, ma cominciai a ruminarla e quasi volerla in quella prima notte di cattura. Verso il mattino le mie smanie erano calmate.
ed io ne stupiva. Ripensava ai genitori e agli altri amati, e non disperava più della loro forza d'animo, e la memoria dei virtuosi sentimenti che io aveva altre volte conosciuti in essi mi consolava, perché dianzi cotanta perturbazione in me, immaginandola loro, ed or cotanta fiducia nell'altezza del loro coraggio. Era questo felice cambiamento un prodigio, era un naturale effetto della mia ravvivata credenza in Dio. E che importa chiamar prodigi o no i reali, sublimi benefici della religione? A mezzanotte due secondini, così chiamasi i carcerieri dipendenti del custode, erano venuti a visitarmi e mi avevano trovato di pessimo umore. All'alba tornarono e mi trovarono sereno e cordialmente scherzoso. «Stanotte, signore, ella aveva una faccia da basilisco», disse il Tirola. «Ora è tutt'altro, e ne godo. Segno che non è, perdoni l'espressione, un birbante. Perché i birbanti, io sono vecchio del mestiere e le mie osservazioni hanno qualche peso, i birbanti sono più arrabbiati il secondo giorno del loro arresto che il primo». «Prende tabacco?» «Non ne voglio prendere, ma non voglio ricusare le vostre grazie. Quanto alla vostra osservazione, scusatemi, non è da quel sapiente che sembrate. Se stamane non ho più la faccia da basilisco, come potrebbe gli essere che il mutamento fosse prova di insensatezza, di facilità ad illudermi o sognare la prossima libertà?» «Ne dubiterei, signore?» Se ella fosse in prigione per altri motivi, ma per queste cose di Stato, al giorno d'oggi, non è possibile di credere che finiscano così su due piedi, ed ella non è siffattamente gonzo da immaginarselo. Perdoni, sa, vuole un'altra presa? Date qua. Ma come si può avere una faccia così allegra, come avete, vivendo sempre da disgraziati? Crederà che sia per indifferenza sui dolori altrui. Non lo so nemmeno positivamente io, a dire il vero, ma l'assicuro che spesse volte il veder piangere mi fa male, e talora fingo d'essere allegro affinché i poveri prigionieri sorridano anch'essi. Mi viene, buon uomo, un pensiero che non ho mai avuto, che si possa fare il carceriere ed essere d'ottima pasta. Il mestiere non fa niente, signore. Al di là di quel voltone che la vede, oltre il cortile, c'è un altro cortile e altre carceri, tutte per donne. Sono, non occorre dirlo, donne di mala vita. Ebbene, signore, ve ne è che sono angeli quanto al cuore. E se la fosse secondino, io scoppiai da ridere. Tirola restò sconcertato dal mio riso e non proseguì. Forse intendeva che, se io fossi stato secondino, mi sarebbe riuscito malagevole non affezionarmi ad alcune di quelle disgraziate. Mi chiese ciò che io volessi per colazione. Uscì e qualche minuto dopo mi portò il caffè. Io lo guardava in faccia fissamente con un sorriso malizioso che voleva dire: «Porteresti tu un mio vigilietto ad un altro infelice, al mio amico Pietro?» Ed egli mi rispose con un altro sorriso che voleva dire: «No, signore, e se vi dirigete ad alcuno dei miei compagni, il quale vi dica di sì, badate che vi tradirà». Non sono veramente certo che egli mi capisse, né che io capissi lui. So bensì che io fui 10 volte sul punto di dimandargli un pezzo di carta e una matita, e non ardii, perché v'era alcunché negli occhi suoi che sembrava avvertirmi di non fidarmi di alcuno, e meno d'altri che di lui.